Sarà il sindaco Gianni De Martino a portare il saluto della città di Capri che ha patrocinato l'evento. Grazie, benvenuti tutti. Io penso che non c'era occasione migliore per il primo evento dedicato ai nostri giovani capresi di ospitare anche qui Davide Tizzano per la presentazione del suo nuovo libro. Io ringrazio Davide perché dal libro leggerete che è un po' la storia, e comunque è una storia di Capri, di chi ha vissuto lontano ma chi non ha mai dimenticato la sua isola, la sua terra di origine. Io non voglio sottrarre spazio all'autore del libro, perché sicuramente sarà più interessante delle mie parole sentire Davide e gli altri che interverranno. Quindi grazie veramente a tutti, auguri a Davide, auguri per la sua carriera di autore, auguri a questa sala che oggi, vi ripeto, inauguriamo con il primo evento organizzato per far conoscere questa sala, ma soprattutto per far conoscere i giovani capresi che tanto ci tengono a far conoscere le loro capacità. Grazie e buon proseguimento. Io darei la parola sicuramente a Danila Rocchi. Davide corrisponde a un perfetto topos isolano, perché è, come dire, l'emblema del caprese che vive in una tale bellezza, una bellezza che si metabolizza ogni giorno con un animo sempre più perturbato e commosso, che diventa essa stessa uno strumento per cercare la verità. Alla fine, già nel suo primo libro, si riferiva a Capri come l'occasione che viene data a un essere umano per godere, per approfittare di un po' di paradiso in vita. Noi qui presenti tutti, così diversi per età, per storie familiari, per riferimenti culturali, esperienze, comunque nella nostra vita, sono certa, possiamo dire di aver a un certo punto meditato sul senso della vita, guardando i faraglioni fisicamente, oppure quando ne siamo stati lontani pensando ad essi, perché è il comune denominatore dei nati a Capri e, consentitemi, anche dei cresciuti a Capri o degli adottati da Capri, è proprio quello di riconoscere a quest'isola un posto straordinario sia nel nostro passato che nel nostro presente e, perché no, nel nostro futuro. È una cornice talmente importante, Capri, per i nostri ricordi, che a volte diventa più preziosa dei ricordi stessi che vogliamo conservare. Quello che Davide ha fatto, diciamo, in questo libro è proseguire un cammino introspettivo che aveva iniziato già con il primo. Sempre sullo sfondo c'è Capri che croce e delizia, perché lui è vero che dice che Capri è paradiso in vita, però la definisce anche in alcuni momenti manicomio azzurro. Dice che è una cella rocciosa all'aperto dove i prigionieri, poveri e ricchi, sono costretti a livellarsi, a pesarsi su di una surreale bilancia. E secondo me questo è un passaggio bellissimo, molto bello. In realtà quello che fa Davide è proprio questo: dopo il tuffo nei ricordi fatto con Nato a Capri, col suo primo libro, qui mette su questa surreale bilancia me e egli. Queste due metà, diciamo così, le descrive benissimo. Me, dice Davide, quel bambino che amava nascondersi, lo faceva dalla folla, dalla paura, fino anche da se stesso. In una fortezza di solitudine riusciva a sentirsi sereno, a rimanere tranquillo, serenamente solo. Non era forte, fisicamente non lo sarebbe mai stato. Gli altri bambini lo prendevano in giro, lo chiamavano sciancato, schiappa, zombie. Era goffo, si sentiva inadeguato, piangeva quel bambino e il dolore era spesso insopportabile. E poi c'è egli, che è la parte disordinata di me, lui dice, la parte oscura. In un passaggio si definisce il me stesso acido, quella parte, diciamo, che viene fuori come un torrente in piena, che certe volte talmente disinibita da farlo sentire un mitologico dio. E la parte, diciamo, ecco, dissacrante, è la parte che cede alle lusinghe, come dire, di quella che definisce bene una chimica prigione senza sbarre,
una perfida maga incantatrice, e quindi esperienze praticamente forti che in questo libro sono particolarmente presenti. Però quello che viene fuori è che la sua parte luminosa e la sua parte oscura poi ritornano ad un certo punto in perfetto equilibrio, proprio perché lui analizza nel profondo la parte più difficile di sé. Guai se la parte, diciamo, più oscura viene ignorata, viene accantonata, perché questo diventa minaccioso, pericoloso, mentre un essere umano che vuole essere in equilibrio, che vuole trovare la pace, deve fare i conti con questa parte. E Davide li fa perché racconta anche lei, senza pudori, senza reticenze, con quel coraggio che lo contraddistingue sempre, e dice: quella parte di me troppo fragile, quell'io troppo maldestro, un soggetto spaventato dagli altri, sempre in fuga, un bambino, un ragazzo, un uomo sempre pronto a nascondersi, che spiava la rumorosa vita, che guardava e che forse continua a farlo dal buco della serratura. Ho dovuto gioca forza fare sempre di testa mia, senza una guida, soprattutto orfano sin da subito di quella paterna. Ho dovuto tenere nascoste le mie paure, le mie immense fragilità. Ho dovuto farle sparire riponendole in più scatole. Ho dovuto ricorrere ad ogni risorsa, sebbene la più esigua, per affrontarle, per cambiare il mio me e far venire fuori qualcosa di nuovo, una personalità che mi apparteneva, o forse ho fatto solo in modo che mi appartenesse. In realtà molto spesso noi caprisi, proprio perché cresciamo in un posto così dalla potenza evocativa così forte, spesso abbiamo proprio il bisogno e il desiderio di allontanarci, e solo allontanandoci poi apprezziamo la nostra incredibile fortuna, il piacere di vivere a Capri, di tornarci a Capri. E Davide in Egli fa la stessa cosa, cioè a un certo punto racconta delle sue esperienze in America, delle sue esperienze in Inghilterra. Sono mille episodi, mille cambi di lavoro, di situazioni, amicizie multietniche, donne. Donne. Però quando poi egli, e lui chiama questa parte più turbolenta, diciamo, di sé, e anche più forte, più disinibita, prende il sopravvento, lui poi sente sempre il bisogno di tornare, e dice alla fine, dice: tornare al sacrosanto dolore, alla vera essenza dell'esistenza stessa, è compito arduo e operazione complessa, perché nella vita bisogna andare piano, cercare di rallentare il tempo, bisogna riavvicinarsi alla natura, allontanandosi dall'opprimente ed inutile ricerca del materialismo ad ogni costo. Basterebbe sedersi su di uno scoglio con un libro, mentre si rimane in ascolto delle poesie che il mare recita a migliaia da sempre. Quindi è un libro, questo, rispetto al precedente, più impegnativo, però molto interessante. Gli ho detto che lui ha il dovere morale di continuare a scrivere, poi lui ha il vantaggio di avere una memoria talmente incredibile, cioè lui ricorda di quegli anni del 72, quindi siamo quasi coetanei, ricorda luoghi, circostanze, situazioni. Tra l'altro lui è fortemente autobiografico, quindi quando scrive è impossibile non riconoscere i personaggi di quel tempo, il contesto, il palazzo di Santa Teresa, con un fascino straordinario. Parla anche della vasca dei pesci del ristorante, che io infatti ho riconosciuto, perché l'acquario su via Madre Serafina, insomma. Ritengo che andrà avanti, e chissà, forse il prossimo sarà proprio il frutto di questo equilibrio che ha raggiunto tra Egli e me. Infatti nel titolo di Lega, con Egli e me siamo la stessa cosa. Grazie per la vostra. Sapevo che prima o poi sarebbe accaduto, doveva essere fatto, in un modo o nell'altro avrei dovuto raccontarlo. Più scrivevo, più mi vedevo costretto a tornare indietro, però. Il tempo rapiva di continuo la mia vita, scorreva veloce, come se imbrogliasse, come se riuscisse a mia insaputa a mettere sempre le lancette degli orologi avanti.
riusciva a ricordare quasi perfettamente tantissimi episodi del passato. Come cicatrici rimanevano lì, sempre allo stesso punto, un po' sbiadivano, restavano comunque visibili. Probabilmente non riuscirò mai a raccontarli, forse a voce, chissà. Vorrei avere il tempo necessario per poter scrivere ancora di quelle storie. Ma riguardano solo me, riguardano la mia famiglia, quella che ormai non c'è più. Non puoi mai prevedere determinate sciagure, tristissimi eventi che si sono ripetuti quasi come se noi fossimo condannati a dover accettare il dolore. Scrivevo da sempre, avevo sempre un taccuino con me. Scrivevo sui diari, sui pezzi di stoffa, sui pezzi di carta, sui biglietti dell'autobus, ovunque. Non ho mai scritto sui muri, però. Nei quasi 20 anni del terzo millennio, scrivere sui social è cosa abituale. Di brutto c'è che online tutto sparisce presto. Di bello invece rimane il fatto che scrivere su carta invece è ancora un'abitudine dei nostri tempi. Tenere un libro tra le mani, dirigere una luce fioca di notte sulle pagine, segnare le stesse, lasciarsi in mezzo un petalo di un fiore a seccare. Tutte le suscitate sensazioni rimarranno nel tempo, straordinariamente meravigliose. Leggere è come respirare, è forse una delle pochissime cose che aiuta a farci sentire vivi, il più intensamente possibile. Nei libri ci sono i viaggi, c'è il vento, puoi sentire lo scrosciare della pioggia, puoi trovarci anche tantissimo sole, l'odore dell'erba appena falciata, quello del pane appena sfornato, la voce del mare, il nitro della fresca neve, i sogni, la realtà, la pace, l'amore eterno, il dolore. È favoloso l'odore dei libri, il loro aspetto quando vengono rispolverati per essere riscoperti. Dopo essere rimasti per anni sugli scaffali di una biblioteca. I libri forse un giorno salveranno il mondo, ormai annaspante, sofferente, abbruttito dall'umano egoismo. Il mio libro voleva essere un piccolo saggio, un breve messaggio, un messaggio dedicato a quelle vite, quelle che si sono spente prima del dovuto, prima del necessario. Un piccolo mazzetto di pagine cucite insieme, necessario a contenere la mia speranza, tutto il mio amore, la mia sofferenza, le mie lacrime. Non l'ho fatto per la notorietà, capirai il capolavoro. Ho messo insieme ciò che ho pensato, quello a cui ho assistito o parte di essa, durante il mio cammino per lo più in salute. Ho voluto dedicare un po' di poesia alla mia terra natia, senza alcunché di presunzione, raccontando integrali verità. Un'opera d'arte, per semplice o complessa che sia, che meriti o meno grandi riconoscimenti, è pur sempre un'opera d'arte. Nel tempo che ho trascorso nell'iniziare e finire per poi toccare con mano il mio primo libro, di fatti ne sono capitati. Alcuni di essi fastidiosi, altri non voluti, un po' spiacevoli, fino anche curiosi. Ho cambiato qualcosa durante il viaggio. Ho deciso di scegliere infine di pensare con la mia testa. Ho deciso di smettere di farmi condizionare. Ho scelto di dedicare la copertina a mia sorella. Scelsi una sua foto tra le tante, in bianco e nero. Mi piaceva il sorriso che era rimasto fermo in quella posa. Pensavo che quel sorriso, quel viso armonico e gentile, potesse essere condiviso sulla carta per restare. Questa volta ho cercato di essere meno ansioso, meno teso. L'altra volta ho rischiato di sbagliare diversi congiuntivi. Un passo avanti l'ho fatto perché vorrei improntare questo mio piccolo intervento nella presentazione di questo libro a cambiamento. Cambiare non significa, non è uguale certamente sempre a migliorare, però per migliorare bisogna cambiare. Poi mi dicono, mi è stato detto addirittura, tu che ne sai di Capri? Non ci sei qui da una vita, ma visto la mattina sera su Facebook, che cosa ci sto a fare? Il giorno in cui dovessi tornare a Capri, lo farò, lo cancellerò da Facebook, perché non vedo il motivo per cui debba, cioè vedo tutti, è una scelta d'amore, utilizzo un mezzo di comunicazione per quello che è stato creato. Diciamo che una cosa, niente impossibile, però una cosa che rasenta l'impossibilità di riuscita è quella di tentare di risolvere i problemi su Facebook. È inutile, sui social non si risolvono i problemi. Perché tu sputtanare il tuo posto, tu che sputtare il tuo posto per farti bello, non fai altro che tirarti la zappa sui piedi, perché danneggi tu e danneggi anche la comunità. Tornando al libro, che è il motivo per cui siamo qui, mi sono aperto ulteriormente questa volta,
era mia intenzione farlo, perché magari sono cresciuto, anche se solo di un anno, è stato un anno che mi ha aperto nuove porte, mi ha fatto vedere cose ancora più brutte di quelle che avevo visto, e pensavo che avevo visto già abbastanza. Quindi due erano le cose: o mi arrendevo, o mi rotolavo le maniche e mi rifacevo sotto e cercavo di risolverlo con il mio amico. Non ero abbastanza alto per potermi sporgere affacciandomi dal muretto che dava sul porto, sulla baia. Amavo andarci di sera fuori al portone, e poi il portone di Santa Teresa, spero l'abbiate capito. Mi piaceva il colore che il cielo assumeva nel tardo pomeriggio, le stelle, un viaggio senza ritorno, il mare brillava illuminato del nitore di quella che sembrava una luna immensa durante le sere d'estate. Spettacolare era la grande città accesa di luce, milioni in lontananza. Provavo ad immaginare da bambino come potesse essere la terraferma, come potessero essere le genti. Le persone che abitavano la metropoli dovevano essere per forza diverse, forse assomigliavano soltanto ai turisti. Quanto spazio avevano a disposizione? Come vivevano il mare? Le automobili? Tutto quello che si vedeva in TV? Era tutto così come lo immaginavo? Forse la mia immaginazione era troppo vivace o troppo spenta? Prima o poi ci sarei andato anch'io in città, come avevano fatto i miei fratelli. Nel mio caso era un po' come se un terrestre fosse nato su Marte e non avesse mai visto la Terra. Bene, io direi, sei andato in città, ma non solo. Credo che ora abbiamo parlato della parte, diciamo, buona, no? Del libro. Io parlerei anche della cosa cattiva, perché c'è in questo libro, non lo possiamo assolutamente negare. Lanci ai giovani ragazzi capesi di non ripercorrere le esperienze, diciamo, cattive, no? Da bad boy. Sì, sono andato in città qualche volta. Poi chiaramente pure Napoli pure mi stava stretta, e quindi mi sono incamminato per altre, proprietariamente parlando, per altre situazioni, altre città, e quindi sono successe determinate cose, anche perché tra l'altro noi ci portavamo gli strascichi di una generazione che era quella della psichedelia, dell'underground, dell'amore libero. Mi sono un po' ispirato, che so, a Jefferson Airplane, Grateful Dead, alla psichedelia, alla musica underground di un tempo, proprio alla nuova essenza dell'essere libertà, insomma, quell'anarchia che rimane e rimarrà forse per sempre un'utopia. E quindi è chiaro che bisognava sperimentare anche, aprire la mente e scavarsi dentro, come dissi, cioè proprio entrare nel profondo. E per fare questa ricerca, non l'ho detto io, lo sosteneva Albert Hoffman, come è sbagliato, questo è il messaggio che diceva lui. E quindi è chiaro che Aldous Huxley, come Albert Hoffman, facevano degli esperimenti e prendevano delle sostanze. Il fatto di percepire differentemente il mondo è qualcosa che affascina. E io, devo dire la verità, mi sono fatto affascinare. Mi sono fatto rapire da questa situazione e ho cominciato a sperimentare. Meno male, forse geneticamente parlando, sono stato, diciamo, deficitato in alcune parti del corpo, in altre parti ho avuto in dotazione molti neuroni, quindi mi sono salvato. Però sono cose del tutto, esperimenti del tutto pericolosi e da sconsigliare, perché c'è gente che è morta, gente che continua a morire incoscientemente, perché comunque non sapeva nemmeno, prendeva le cose per gioco, e quindi bisogna stare lontano. Ancora la maggiore ragione oggi che sono cambiate i giochi, chiamano così tra parentesi, e quindi è molto più pericoloso. Grazie a te. Questo davvero ti fa tanto onore, perché... Allora, io ci tengo molto a questo aspetto, perché mi sono posta il problema quando ho letto questo libro, no? Perché è un libro che racconta anche, come dire, il coinvolgimento che produce un'esperienza del genere, però ho trovato nel libro una tale mostruosità delle sensazioni che usare delle sostanze può produrre nella psiche di una persona, che
che ritengo che questa stessa sia la demonizzazione dell'uso degli stupefacenti. Quindi lui dice: è stata dura, ho dovuto impegnarmi, fare ricorso ad ogni singola, anche la più infinitesima molecola contenente forza di volontà. Per sballare, per andare fuori, per scegliere un percorso del tutto sbagliato invece di scegliere la vita, è facile e di una semplicità disarmante. Uscirne può significare faticare tanto. Non è detto che si riesca a tornare quelli di prima, quelli che la lucidità, la paura di vivere, la sensibilità, l'odio e l'amore e tutte le preoccupazioni summenzionate inerenti a ciò che definiamo normalità. E quindi bisogna trattarsi bene, rispettare corpo e mente e ciò che tutti noi abbiamo di più prezioso, un dono divino che otteniamo dalla nascita. Non maltrattatevi, non illudetevi che basti devastare il cervello, sconvolgere i sensi per potersi sbarazzare delle fatiche che le responsabilità quotidiane ci propinano. Io direi che... Grazie, io chiuderei qui. Sono partito stranamente dalla fine del libro e finisco con questa bella introduzione. La vita è come un fievole raggio di sole che per una sola volta attraversa prepotentemente il più spesso dei banchi di nebbia. Abbiamo tutti una sola tela a disposizione e tanti secchi di vernice. C'è chi dipinge con le mani, chi usa il pennello, chi la bocca, i piedi, il cuore. Vengono fuori disegni straordinari, meravigliosamente colorati. Persino le opere più orribili, quelle più scarse, osservate da un'altra prospettiva, possono risultare essere capolavori grandiosi, unici. Uno schizzo, uno scarabocchio, un affresco d'amore, questo può essere la nostra esistenza. Grazie, Davide.